Bene, innanzitutto vi saluto tutti e tutte e ringrazio l'Ordine degli Psicologi per avermi permesso di essere qui oggi con voi a raccontare un'esperienza pilota che si sta attuando nella regione del Veneto da qualche anno. Io, come ha detto la collega, sono una psicologa, lavoro per una rete, in realtà per una rete di servizi gestiti dalla cooperativa Una Casa per l'Uomo, un centro antiviolenza, una casa rifugio e cambiamento maschile, che è il nostro programma per autori, di cui appunto io sono una coordinatrice. In Regione del Veneto la realtà del lavoro con gli autori è una realtà molto recente, nasce nel 2013-2014. Oggi i centri ufficialmente censiti e presenti sono 4 e 3 realtà nascenti in diverse province, tra le quali la provincia di Venezia. Una realtà molto recente che si è ispirata al lavoro del primo centro italiano per maltrattanti, il CAM di Firenze, che nasce invece nel 2009, come si diceva, importando in Italia in maniera pionieristica il lavoro con gli autori di violenza e con i sex offender, già realtà presente nei paesi del nord Europa, ma anche nei paesi anglosassoni, in Canada, da molte decine di anni. In tutti questi paesi che io ho nominato, il lavoro di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne ha anche come elemento caratterizzante la presa in carico o il trattamento degli autori della stessa. Perché, curiosamente, quando parliamo di violenza maschile contro le donne, anche nell'iconografia e nella narrazione che ne facciamo, a cui siamo abituati, l'autore resta curiosamente senza volto e senza nome, resta sullo sfondo, quasi che la violenza maschile contro le donne fosse una forza oscura e non quella forza incarnata in una persona fisica con un nome, con un volto, con una storia, persona fisica che per la legge italiana è un autore di un reato di natura penale. Come vi dicevo, quindi, in Italia è una realtà piuttosto recente. Oggi i centri afferenti a RELIVE, Relazioni Libere dalle Violenze, che è l'associazione nazionale dei centri per autori, le realtà afferenti a RELIVE sono una ventina, 22-23. Credo che proprio il Ministero stia cercando di fare un censimento ufficiale su tutto il territorio italiano adesso, no? Ok, con tante realtà molto diverse anche rispetto alla metodologia di lavoro, e RELIVE sta cercando anche di fare un lavoro sulle linee guida e la metodologia di lavoro. Quindi disparità di numerica tra centri antiviolenza e centri per autori, pochissime indicazioni ufficiali sulla metodologia di intervento e quindi anche grande eterogeneità. Una diffusione poco capillare sul territorio nazionale, tutto questo malgrado la Convenzione di Istanbul già citata e la legge che l'ha ratificata in Italia dicano in maniera inequivocabile che è una delle strategie di prevenzione della violenza contro le donne e di contrasto alla stessa è appunto il lavoro con gli autori. Prevenzione della recidiva della violenza nel qui e nell'ora delle relazioni attuali, ma anche prevenzione della violenza nelle relazioni future, perché mi sentirei di dire che un autore di violenza che non abbia compiuto un lavoro specifico sui suoi presupposti culturali in tema di identità di genere, in tema di relazioni, eccetera, eccetera, e naturalmente un lavoro specifico sulla violenza, quindi non un trattamento generico, tenderà a recidivare la stessa nel 100% dei casi. Sicuramente nella relazione attuale e quasi sicuramente, forse sicuramente, nella relazione con le altre future compagne con cui intraprenderà delle relazioni affettive. I centri per maltrattanti ispirano il proprio lavoro ai principi fondanti la Convenzione di Istanbul, riconoscendo nella violenza maschile contro le donne una violazione dei diritti umani, riconoscendo l'origine della violenza in quei fattori culturali che sono stati già ben illustrati e nell'impostazione sostanzialmente patriarcale e maschilista di società anche democratiche e liberali come quelle in cui noi viviamo. E indica come focus e come obiettivo del lavoro il sostegno e la sicurezza delle vittime della violenza, bambini e donne, quindi vittime dirette o di violenza assistita.
Questo per sgombrare definitivamente il campo dal dubbio che i centri di ascolto per maltrattanti siano dei luoghi di mediazione con loro o di interlocuzione, dei luoghi in cui entriamo nel merito delle cause della violenza dal loro punto di vista. Sono invece dei luoghi in cui lavoriamo con gli autori avendo ben chiaro in testa che il fine del nostro lavoro è far cessare la violenza e garantire la protezione e diminuire il rischio di vita delle persone che nelle situazioni di maltrattamento sono coinvolte come vittime, cioè le subiscono la violenza e il maltrattamento. Questo c'è chiaro dal primo contatto col maltrattante, con l'uomo maltrattante e con l'autore di violenza, a cui chiariamo sin dal primo colloquio, assolutamente destabilizzandolo, due cose semplicissime. Primo, la violenza non ha una giustificazione. La violenza non ha una giustificazione, la violenza è da condannarsi senza se e senza ma. Sgombriamo quindi il campo da qualsiasi tentativo di spiegazione causalista che l'autore tenterà naturalmente in un processo anche di minimizzazione se non di negazione della violenza. Naturalmente la causalità che lui riporta è una causalità esterna a lui, no? Lui dirà che sì, forse ho esagerato, ma è colpa di una serie di fattori, fattore principale la sua compagna, mettendo in atto quindi quel meccanismo già nominato di vittimizzazione secondaria che purtroppo è riverberato a livello sociale ogni qualvolta in cui si cerchi di capire se la vittima di una violenza ne è in qualche maniera e in qualche misura responsabile, cosa che peraltro capita solamente quando abbiamo a che fare con un reato di violenza maschile contro le donne. Nessuno si sentirebbe, si sognerebbe neanche di mettere in capo alla vittima di un furto parte di responsabilità rispetto al danno subito. Quindi chiariamo con lui che l'unico responsabile della violenza è chi agisce la violenza, che è la brutta notizia. La bella notizia è invece che un uomo che scelga di agire violenza contro una donna può anche scegliere di non farlo. Può scegliere di non farlo aderendo ad un programma che nel caso di cambiamento maschile è un programma di tipo psicoeducativo, è un programma che vede nell'intervento di gruppo la forza, dura circa 2 anni ed è un programma sempre co-condotto in tutti gli interventi da un uomo e da una donna. A dimostrazione, insomma, per come dire, fornire subito un modellamento positivo rispetto alla possibile collaborazione su uno stesso piano tra un uomo e una donna e per riportare una posizione di genere in tutta la discussione che noi, in tutto il programma, in tutti gli interventi che noi facciamo con gli uomini. Quindi può scegliere di non agirla facendo, ripeto, tutta una serie di approfondimenti che sono molto focalizzati sull'informativa su cosa sia la violenza, su quali siano le sue conseguenze, ma che mettono anche in discussione tutti i presupposti culturali che gli autori hanno e che mi sentirei di dire tutti noi abbiamo e tutte noi abbiamo rispetto all'identità maschile, all'identità femminile, a come queste due identità si relazionino in una storia familiare o di coppia, a quali siano le aspettative della nostra società su ognuno e ognuna di noi in base all'appartenenza di genere. Quindi questo lavoro in profondità lo facciamo con gli autori, curando anche tutta una parte relativa al riconoscimento e alla gestione delle emozioni, in modo particolare quelle emozioni che nel sentire comune vengono ritenute poco appropriate per il genere maschile, in quanto considerate poco virili: la vergogna, la commozione, la paura, il dolore. Con un focus importante sul tema del riconoscimento e della gestione della rabbia, anche attraverso degli strumenti che forniamo, tra cui per esempio il time out, che insegna a leggere, possiamo chiamarli così, i sintomi prodromici dell'insorgere della rabbia e a gestirli correttamente senza arrivare a un comportamento violento o maltrattante. Bene, mi avvio alle conclusioni dicendo due cose. Una, rispondendo preventivamente alla domanda che più spesso ci viene fatta: chi sono questi famosi uomini maltrattanti, no? In realtà non esiste un identikit,
I dati, che sono però meramente statistici e descrittivi e pochi, che arrivano dai centri, ci descrivono un uomo tra i 40 e i 50 anni, nell'80% dei casi italiano, nel 75% dei casi occupato stabilmente, in una relazione stabile di convivenza o matrimonio con la propria partner, padre, senza precedenti penali, con una comorbilità psichiatrica o problemi legati all'uso di sostanze legali o illegali bassissima, 5% dei casi, quindi è una fotografia che non fotografa niente, perché se voi ci pensate, se io faccio questa descrizione, moltissimi degli uomini corrispondono, potrebbero corrispondere, e questo è importante. L'autore di violenza è un uomo assolutamente normale. Permettetemi l'utilizzo di questo aggettivo. È un uomo assolutamente normale, è un uomo non necessariamente violento in tutti gli ambiti della sua vita, più spesso violento solo all'interno del contesto familiare. E questa è una descrizione che spaventa moltissimo, perché contrasta con l'ipotesi del mostro, invece tanto cara all'iconografia tradizionale sul maltrattante, che oltre a non essere reale, non fa un servizio buono alla nostra causa, perché i nostri maltrattanti diranno: io non sono assolutamente quel individuo abietto, no? Che è stato rappresentato. Le loro partner diranno: giustamente, il mio compagno non è quella cosa lì. La società civile, i professionisti della stessa diranno: io non ho mai incontrato un uomo così, no? E diranno, come spesso diciamo, abbiamo detto tutti nell'esercizio della nostra professione, il mio paziente, il mio utente è un uomo per bene, educato, garbato, non violento, e tenderanno quindi a mettere ancora una volta in discussione il racconto della violenza fatto dalla sua partner. Perché, ripeto, si tratta di uomini assolutamente normali. Questo fa molta paura, perché questi uomini, se le statistiche dicono una donna su tre in Italia subisce violenza, a spanne possiamo dire un uomo su tre, potrebbe essere un uomo che noi conosciamo. Ok, chiudo adesso. Non sono uomini che agiscono in preda a un raptus, anche qui smentiamo uno stereotipo, le storie di violenza perdurano negli anni e si ripetono. Certamente, insomma, hanno tutta una serie di problematiche relative al tema dell'identità maschile. Che cosa possiamo fare noi come rete? Tutto quello che è stato già detto: dotarci di occhiali speciali che ci permettano una rilevazione precocissima della violenza. Secondo, una cosa importantissima che è stata detta dalla dottoressa Puglisi, imparare, e gli psicologi e le psicologhe, gli psicoterapeuti, tutti i colleghi hanno una opportunità grandissima, quella di imparare a fare una diagnosi differenziale accurata tra conflitto e violenza, perché questa diagnosi differenziale ci permette anche di mettere in atto la metodologia migliore di intervento. La legge 119 non soltanto sconsiglia, ma vieta, per esempio, l'utilizzo di tecniche afferenti alla mediazione familiare nei casi di violenza, dicendo: nella migliore delle ipotesi sono inutili, nella peggiore delle ipotesi sono dannose e pericolose, innalzano il rischio di vita. E infine, dotandosi anche di un'informazione e di materiali specifici, sapendo quindi qual è il centro antiviolenza e il centro maltrattanti più vicino al loro luogo di lavoro, e orientando le persone a questi servizi. Grazie.